Sia lodato il Cristo, buongiorno. Oggi è il mercoledì 6 settembre. Pietà di me, o Signore, a te grido tutto il giorno. Tu sei buono, Signore, perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e il fratello Timoteo, ai santi e credenti fratelli in Cristo che sono a Colosse, grazie a voi e pace da Dio, Padre del nostro. Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, continuamente pregando per voi, avendo avuto notizia della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi a causa della speranza che vi attende nei cieli. Mi avete già udito l'annunzio dalla parola di verità del Vangelo che è giunta a voi e come in tutto il mondo esso porta frutto e si sviluppa, così avviene anche fra voi dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità e che avete appreso da Epafra, nostro caro compagno del ministero. Egli è presso di voi un fedele ministro di Cristo e ci ha pure manifestato il vostro amore nello Spirito. Parola di Dio. Confido nella fedeltà di Dio in eterno e per sempre. Come olivo verdeggiante nella casa di Dio, confido nella fedeltà di Dio in eterno e per sempre. Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato. Spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli. Alleluia, alleluia. Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi, affetti da varie malattie, li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: Tu sei il figlio di Dio. Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo, perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: È necessario che annunzi la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato. E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti e i nostri fratelli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Pace e bene, una santa giornata.